Ingegnere, oggi è partito il CryoSat. Che cosa significa per l'ESA questo progetto? È un progetto molto importante. CryoSat è il terzo satellite nella serie delle Earth Explorer che studiano i diversi aspetti geofisici della Terra. Il primo satellite lanciato in questa serie era GOCE, che studia il campo di gravità della Terra, che ci dice tante cose sull'interno della Terra. Il secondo è stato SMOS, che osserva la salinità degli oceani e l'umidità del suolo, e adesso il terzo satellite studia il spessore del ghiaccio e in un modo più generale la cosiddetta criosfera, così anche il nome CryoSat. Dunque studia e osserva tutto che su Terra che è freddo, ghiaccio, la neve, eccetera. Ecco, quale impegno industriale ha avuto questo progetto e che cosa è per l'agenzia questo progetto? Noi siamo un'agenzia europea, i nostri programmi sono europei o sono anche internazionali, come per esempio la stazione spaziale con altri paesi fuori Europa. Dunque normalmente ognuno dei nostri progetti sono già europei. Dunque CryoSat è gestito dall'ESA in nome dei paesi membri dell'ESA. E l'ESA ha dato i contratti industriali, secondo le regole dell'ESA, a diverse ditte europee per lo sviluppo e la costruzione del satellite. Un tale satellite non si fa più in un paese solo, e anche l'industria non è più organizzata su un livello nazionale, almeno l'industria aerospaziale è multinazionale adesso. Dunque questo per noi è un impegno dalla parte dei paesi membri, dunque dei stati che partecipano, e alla volta anche delle industrie e anche dei scienziati europei. Quali saranno le prime trasmissioni dei dati da parte di Criosa? Adesso il satellite entra nella fase di messa in operazione che dura parecchie settimane, e poi arrivano i primi segnali utili, e speriamo che, se tutto va bene, riceviamo per parecchi anni dati di questo satellite. Ecco, quali saranno i prossimi progetti e satelliti che l'ESA lancerà nello spazio? Per l'osservazione della Terra continuerà la serie delle Earth Explorer. Dunque ogni volta con ogni satellite studiamo e osserviamo un aspetto concreto della geofisica. Dunque dopo la salinità, dopo la gravità e dopo adesso la criosfera, la prossima tappa sarà con un satellite ADM EOLOS che studia l'atmosfera e le nuvole. E poi lanceremo i primi satelliti del programma GMES, che introduce l'aspetto di sicurezza e gestione di catastrofi naturali nell'osservazione della Terra. Questi satelliti saranno un po' più operazionali. Dunque i satelliti del tipo Earth Explorer sono piuttosto scientifici, e i satelliti GMES aiutano i servizi pubblici a meglio gestire le risorse naturali, la sicurezza del paese.